Ciao Sapienari, come vedete oggi è arrivato un nuovo pacchetto. Mettiamolo su e apriamolo insieme. Tacci due se pesa, oh. 42 kg per l'esattezza. Che cos'è? Lucoslavo ha una nuova entry. Un trapano a colonna. Dopo l'introduzione lo guarderemo insieme, lo apriremo insieme, lo montiamo se ci riusciamo e lo proveremo anche. A dopo! Si tratta di un trapano a colonna Phoebe Jogline comprato dalla Masterfair. Vi lascerò ovviamente i link in descrizione. Il manuale di istruzioni, direi come prima cosa, va bene. Poi abbiamo quello che credo che sia il basamento in ghisa. Questo spiega anche un po' i 42 kg. Attacci due. Poi bulloneria, viti, rondelle, manici, tutta sta roba. Questo rimane di là. Come sempre, tanto polistirolo. Anche questo in ghisa, questo togliamo. È il piatto, credo che si chiami così. Adesso darò una bella controllata al manuale di istruzioni e vedrò se effettivamente si chiama così. Io l'ho sempre chiamato piatto. Poi la maglietta che vi danno in omaggio della Masterfair, sì, come taglia, o magari ci sto anche, che ne so. Il mandrino. La colonna, tubo in acciaio e in ghisa, se le descrizioni non mentono. Questo è il sistema di protezione, sperando che non mi sia troppo di intralcio. In dotazione danno anche un set di punte da ferro della Crino. Beh, insomma, non male, Crino, non mi dispiace. Ed infine, la parte superiore dove ci stanno le pulegge, tutti i vari meccanismi e via dicendo. Non ci sono altre cose, per cui questo lo richiudiamo. Sapienari ha appena finito di leggere il manuale di istruzione. Sono tre libricini molto semplici, ben raffigurati. Vi consiglio sempre di leggere il manuale di istruzione. Se siete dei professionisti questo magari è un po' obsoleto, però un ripasso ogni tanto secondo me non fa mai male. È importante perché spesso si trovano delle informazioni che magari si sono dimenticate o non si sapevano, delle banalità a volte, altre volte delle cose un po' più serie. E a volte si trovano anche dei consigli o delle annotazioni che effettivamente a volte si danno per scontate, però non è proprio così. Infatti col manuale della sicurezza, che è uno dei tre, praticamente ci sono delle ovvietà come operare sulla macchina con la macchina spenta. Cioè, non parlo della lavorazione, parlo di cambiare una punta, magari la macchina spenta è una buona cosa. Non approcciarsi alla macchina se prima si è bevuto 1,5 litri di vino o cose di questo tipo qua. In più devo ammettere che qui c'è una piccola cosa che è stata simpatica onestamente, magari di poco conto così, però praticamente dà un consiglio sul fatto che l'elettroutensile debba essere utilizzato dai 14 anni in su, cosa che non mi aspettavo, lo davo talmente per scontato che fosse addirittura un maggiorenne, non un minorenne, però alla fine è un po' un trapano, quindi
se non siamo proprio dei patacca patacca, anche con 14 anni ci riesci tranquillamente, o anche prima magari, però andiamo già un po' contro le regole che ti consigliano di rispettare. Oppure un'altra cosa è che questo elettroutensile può essere utilizzato sia da maschi che femmine. È una banalità, lo so, però è una cosa che ho trovato carina, devo essere sincero, mi è piaciuta molto. E poi vabbè, altre cose abbastanza ovvie, insomma. Sono poche pagine in italiano, quindi tutto il resto sono per le 24.000 lingue scritte qua sopra, insomma. Il secondo libricino, che in realtà è un foglio ripiegato in quattro, troviamo l'esploso del trappo alla colonna, insomma tutta la componentistica sezionata. Cosa simpatica, ma ancora più carina, diciamo così, è l'idea di mettere anche lo schema elettrico e del motore. Spero di non averne bisogno, detta come va detta, però il fatto che ci sia è una cosa gradita, mi è piaciuta molto, devo essere sincero. E poi veniamo invece alla parte un po' più corposa. Il libretto dove praticamente ti dice come assemblare il pezzo, come conservarlo, tipo non di certo all'aria aperta, non sotto la pioggia, non sotto il ghiaccio, su una base solida, tutte queste cose qua che sono abbastanza normali in un libretto di istruzione. La cosa che però mi è piaciuta e differenziato molto rispetto agli altri classici libretti, scusate se mi sto dilungando molto su questa parte, ma effettivamente la trovo cortese, carina e ottimale, è il fatto che tramite delle leggende che vedrete all'inizio ti dicono che in alcuni punti devi usare la forza per stringere molto bene, mentre in altri devi stare un po' più delicato, viene rappresentato con una piuma, insomma. Quindi è una cosa che almeno personalmente mi trovo sempre un po' in imbarazzo a volte quando devo stringere determinate cose, perché magari le stringo troppo e più di una volta ho rotto qualcosa, o magari andavano strette con forza e le ho tenute troppo strette perché troppo poco strette perché supponevo che invece dovessero essere strette delicatamente. Cose di questo tipo qua. È molto semplice da leggere, tanti disegni, tante illustrazioni, quindi non è una lettura impegnativa, sia chiaro, l'ho letta proprio in 10 minuti e più o meno ho capito tutto quanto come funziona. Mi sono dilungato troppo, partiamo all'assemblamento del trappolo, anche perché non vedo l'ora di metterlo in opera. Ho tolto già tutti gli imballaggi dei pezzi che mi servono per questa fase di montaggio. La prossima cosa che devo andare a fare è togliere la barra, la cremagliera che mi serve, che è stata messa da un po' sbagliata, ma cioè non è che è stata volutamente messa, è stata appoggiata così. Io la devo registrare al meglio invece. Quindi smontiamo i pezzi, come vedete non sono neanche fissati. La maniglia è in plastica, ve lo dico già, però sembra PVC, quindi abbastanza buona. Va stretta, se vogliamo far uscire la cremagliera. Ecco. Adesso mettiamo in centro la colonna in acciaio, il tubo, supporto, chiamatelo un po' come volete voi, e lo fissiamo alla base con queste belle quattro vite robuste. Qui si ritorna un po' anche al disegno dove dicono stringere con forza. Adesso invece metteremo il pezzo a posto con la sua cremagliera. Ecco fatto, più centrato possibile e soffermo. Già che ci sono, vi misuro anche il diametro del tubo in acciaio, che è ben di 3 mm ed è alto. Fra l'altro questo era in dotazione nell'acquisto, mi sono dimenticato di dirvelo. Cm. La barra di lavorazione all'incirca sono 38, no, scusate, la barra, la cremagliera, la parte lavorativa sono circa 30 cm. Adesso mettiamo il piatto, vassoio, pianale, non ho trovato indicazioni specifiche.
Ecco, vassoietto, vassoio, piatto, come altro non vi pare. Ha un'estensione molto utile, uno dei punti perché ho voluto comprarla era proprio questa, con un piccolo rullo che va un po' lubrificato. Quindi questo mi agevolerà senz'altro di molti lavori. Tutte le rondelle sono state strette per bene, tutte le maniglie sono state strette per bene. Ripasso un attimo la cremagliera, quella della cremagliera, che infatti aveva un po' di gioco. E ora vediamo se si alza. È durina, ma solo all'inizio, dopo meglio. Andrà sicuramente lubrificata meglio. Credo di avere giusto il grasso per questo tipo di elettroutensili. Non è per niente leggero. Ecco qua. È veramente grande ed è veramente pesante. Però volevo il trapano corale definitivo. O almeno credo che sia questo. Poi chissà dove arriverà il Lucon Slab su queste cose. Però per ora va bene questo qui. Anzi, per un bel po' andrà bene questo qua. Anche perché ho dei progetti molto costosi, purtroppo, ma necessari, che non sono collegati direttamente al Lucon Slab, ma che il Lucon Slab... Mi sto facendo troppi spoiler, adesso... Stringiamo questa vite a brugola, accertatevi che sia la parte meccanica imbattuta con il tubo in acciaio. E stringete ben bene con forza. Carina questa cosa, mi piace. Posso andare deciso. Ok. Di più non va. Questo di più. Devo ammettere che questo sistema di chiusura non mi piace molto. E poi mettiamo le maniglie. Hanno un'inclinazione un po' sbilenca, quindi se fate un po' fatica non vi preoccupate, è normale. Giocate un pochino perché, come vi dicevo, sono un po' tignose da stringere. Infatti c'è una chiavetta che è fatta apposta. In questo modo siete sicuri di fissarle per bene. Questa è comoda perché vi dice quando fermarvi. A un certo punto non servite più, il pezzo si stacca. Da quest'altra parte invece ci sarà anche questa leva da mettere, che è quella del regolatore di velocità, della rotazione per minuto, diciamo così. Infatti non ho preso un trapano colonna a cui vanno cambiate manualmente le puleggie. Ho preferito, per comodità di tempo, spendere magari un filo di più, ma avere un oggetto che non mi facesse perdere tempo per la regolazione della velocità. A posto, ora dobbiamo montare invece questo. Si vede appena, però, insomma, la vite sopra decisamente è bella storta. Mi scoccia un po' perché non ce l'ho in laboratorio questo tipo di vite, però non è neanche al momento così fondamentale. Pertanto, per il momento, mettiamo solo questa. Che è quella di supporto, sperando che non si sia rotto il filetto interno. Mettiamo questa e provvederò a mettere poi la vite sostitutiva. Ok, adesso invece mettiamo la protezione. Ok, si svite una vitina che c'è qua sopra. Va infilato qui dentro, lo fermiamo un attimino. Poco poco, non c'è bisogno di chissà che chissà cosa. Questo va meglio qua dietro. Rimettiamo la sua vite. Impedisce al pezzo di cadere verso il basso, tutto lì. Ecco fatto, vediamo. Ta-da! Questo si gira così, adesso ha quell'handicap, ma
non è molto importante. Passiamo al mandrino. Allora, questo è il mandrino, 1,16 mm, direi che è abbastanza standard. L'importante è che sia autosserrante, va svitato tutto ruotando in senso antiorario. Poi, questo pezzo va inserito per bene al suo interno. Fatto questo, va ristretto il più possibile con forza. Mi aiuto un attimo con questa perché... fino a che il pezzo non si stringe. Ha un filo molto lungo, ve lo dico. Ecco fatto. Ok. Fatto questo, questo un po' in mezzo alle scatole adesso, comunque così. Ok, va trovato l'incastro. Ecco. Mezzo giro di vite e il pezzo è fissato. Queste due farfalline andavano montate nel basamento prima, però me ne sono dimenticato, e soprattutto nelle istruzioni invece sono in fondo, quindi servono per bloccare, diciamo così, il supporto parallelo. Poi, visto che ho il piatto già smontato che ho utilizzato per mettere le due farfalline, ne approfitterò per alzare già tutta la struttura abbastanza da poterla già utilizzare. Come vedete, il pezzo gira con tutta la cremagliera e tutto il resto, perché il sistema è un blocco unico che incorpora sia la cremagliera, che adesso dall'altra parte, che il serraggio al tubo. Questo fa sì che quando salgo col piatto, insomma, si muove un po' tutto. Non mi piace molto, preferivo una cosa un po' più indipendente. Però, comunque sia, una volta stretto tutto quanto, l'importante è che la cremagliera non si sposti, nel senso rimanga sempre verticale, ferma in quel punto. Lo vedete quel bullone lì sotto? Ok? È quello del piatto. Allentando quello lo posso ruotare inclinandolo. Non è comodissimo, però vabbè, ce la facciamo andare bene così. Vediamo già una cosa, visto che abbiamo quel pezzo. Allora, vediamo se arriva fin giù, quasi a terra. Allora, manca circa un centimetro. Quindi all'incirca 8 cm di pescaggio. Finalmente ho montato il trapano. Non ci ha voluto molto, penso, leggendo bene le istruzioni, cose di questo tipo, in 20 minuti proprio si fa. L'unica pecca è il fatto che non ho quella vite lì, me l'ha andata rotta, e quindi il tempo di sostituirla e tutto sarà a posto. Comunque deve reggere solo il dispositivo di sicurezza, che veramente saranno 50 grammi, poca roba. Qualche dato tecnico: la lunghezza del cavo compresa tedesca è di 1,90 m, la potenza del motore è di 550 watt. Adesso vi farò vedere che questo trapano è dotato anche di una luce per illuminare il piano. Molto semplice, però carina. Questi due bottoncini sono questo e quello per la luce che vi ho fatto vedere poco fa, mentre questo invece è quello del laser. Adesso facciamo una punta un attimo così, lo accendiamo. Si vede appena, purtroppo ha questo visore che un po'... aspetta, col fatto che forse ho... ok, questo è il laser. Sembra ben centrato, comunque sia un pochino di gioco si riesce a fare tramite il piatto, quindi a posto. Eh sì, questo c'è anche il laser. Ciapinari, come vi ho detto nella fase di montaggio, tramite questa leva potrò regolare la rotazione per minuto, quindi la velocità, senza dover aprire appunto il contenitore delle pulegge, che è questo qui, e dover provvedere di volta in volta a settarle manualmente. Facciamo una rapida prova. Adesso è al minimo 420 rotazioni per minuto. Piano piano siamo a 1180,
siamo al massimo a 2580. Ciapinare, quello che sto muovendo adesso è il regolatore di profondità. Cosa serve? Se voglio fare una perforazione che sia lunga 10 mm, considerando che questo purtroppo ha un po' di gioco, e questa cosa un po' me ne dispiace, ma adesso vediamo se riusciamo a correggerla. Comunque sia, se io devo fare una perforazione, che ne so, a 20 mm, mi basta bloccarlo dove c'è l'indicatore. In teoria sarebbe meglio farlo a 19, ma va bene. 20 mm, io muovo, ecco fatto, 20 mm, molto semplice. Ora non resta che provarlo, che ne dite? Ho messo una punta del 2,5 su una barra di ferro da 3 mm. Serve un po' di olio da taglio, ne ho comprato uno che ritengo abbastanza buono. Ve lo faccio presente, questo. Per me è abbastanza buono. Spruzziamo uno sputacino proprio sopra. Ok. Mettiamo la sicurezza. Accendiamo il laser per essere veramente fichi. Così vediamo se effettivamente... Ah, però questa cosa è un po' un peccato. Quando scende la punta copre il laser. Vabbè, vediamo così, sembrerebbe che corrisponda bene. Proviamo. Abbasso il regime. No, ho detto abbassare. Perché non voglio spaccare la punta. Vi zoom un pelo, scusate l'inquadratura, però il buco l'ha fatto molto bene e il bersaglio è completamente centrato, cioè nel senso i laser convergono dove c'è il buco. Ok, adesso invece voglio metterlo un po' in tensione, in sforzo. Purtroppo non ho dei pezzi di metallo, cioè li ho, ma mi servono, quindi non li posso usare. Comunque un po' più grossi, spessi, diciamo così. Però posso fare una prova contraria, ovviamente molto dipende dalla punta, però in questo giro ho montato una punta del ferro del 10, vediamo come se la cava senza un perforo. Abbasso ancora un po' le rotazioni. E vediamo. Non ha avuto nessunissimo problema, preciso. Beh, che dire. Mi pare abbia fatto un buon lavoro, tutto sommato. Siamo alla fine di questa recensione e questa new entry soddisfa appieno le necessità del Lucon's Lab. Detto questo, non resta altro che salutarci, ricordandovi di iscrivervi, come sempre, al mio canale, di attivare la campanellina e di lasciare un commento e un bel like. Per quanto riguarda i commenti, se avete una richiesta, scrivetemelo sotto, nel senso, volete vedere il trapano a confronto con altri materiali? Certo, mi sono dimenticato di dirvi, questo trapano ovviamente lavora molto bene sia il legno che la plastica. Sapete che Lucon's Lab lavorerà e sta lavorando con la plastica, quindi un'altra cosa ben indicata nel manuale di istruzione era proprio la capacità e la certezza di lavorare con questo materiale. Non resta altro quindi che ricordarvi che l'arte del ciapino è in ognuno di voi. La maglietta in dotazione della MasterChef, bene, ora va fissato, ci vanno tutte le leve, tutto il resto, bisogna di fiato. Un Gatorade.